Dell'incontro di calcio Sampdoria-Milan. Telecronista Bruno Pizzul, regista Armando Dossena. Ventesimo del secondo tempo, il Milan fruisce di un calcio di punizione, siamo ancora sullo 0-0, ribatte ancora bene la difesa della Sampdoria, la palla termina in fallo laterale. Pomeriggio di sole, Marassi gremito, 220 milioni di incasso, record assoluto, ancora una iniziativa del Milan con Tassotti che effettua il traversone, palla sul destro di Romano che vede ribattuto il suo tiro da Garella. È una delle migliori occasioni da gol capitata al Milan, che anche nella fase finale del primo tempo era andata vicinissima alla segnatura con Antonelli e Novellino. Buona partita fino a questo momento tra Sampdoria e Milan, due squadre che hanno sicuramente intelaiatura da Serie A, ma stanno interpretando il loro campionato di Serie B come si conviene, con le armi della grinta e della determinazione agonistica. Dirige la partita il signor Delia di Salerno, per la Sampdoria sono in campo Garella, Pellegrini e Ferroni, Redeghieri, Lozzo e Pezzella, Genzano che ha rilevato Roselli nella fase iniziale della ripresa, Orlandi, Sartori, Del Neri e De Ponti, Gil De Ponti che fa il suo debutto nelle file della Sampdoria e un acquisto autunnale proviene dall'Avellino. Il Milan lamenta l'assenza di Franco Baresi, così come nelle file doriane c'è l'assenza di Chiorri, e schiera Piotti, Tassotti e Maldera, De Vecchi, Minoia e Colovati, Buriani, Novellino, Antonelli, Romano e Battistini, che è entrato in campo al posto di Vincenzi. Sampdoria e Milan sono imbattute, la Sampdoria ha 9 punti in classifica e al secondo posto il Milan di punti ne ha 10. De Vecchi in azione per Battistini, giovanissimo, 17 anni, così come 17 anni nelle file della Sampdoria Pellegrini. Vedete che si lotta accanitamente Orlandi in duello con Buriani, Ravisa, Delia, una irregolarità del milanista e la punizione per la Samp. Poco impegnati i due portieri Garella e Pioppi, però la partita è sempre stata molto intensa come ritmo e determinazione. C'è intanto una nuova sostituzione nelle file della Sampdoria, esce proprio il giovane Luca Pellegrini, 17 anni, ripeto, proveniente dal Varese, un autentico talento, e al suo posto con il numero 15 entra in campo Vella. Siamo al 23esimo della ripresa, il risultato è di 0-0. Di Redeghieri l'impostazione per la Sampdoria, frontale, il lancio, il colpo di testa di Buriani. Ancora Redeghieri per il nuovo entrato, Vella, il quale scaraventa al centro, c'è un tocco all'indietro di De Ponti per Genzano. Interviene De Vecchi, ancora De Vecchi che ha ricevuto da Battini, controlla male, Redeghieri per la Sampdoria. Tassotti in lotta con De Ponti che lo attacca a gamba tesa, c'è calcio di punizione per il Milan. Sono stati ammoniti Redeghieri della Sampdoria fino a questo momento e Novellino del Milan. Primo piano per De Ponti, il cannoniere acquistato dalla Sampdoria e proveniente dall'Avellino. Ancora Buriani, come al solito, gran lavoratore del centrocampo. Le due assenze che lamentano Riccomini e Giacomini sono indubbiamente importanti. Chiorri nelle file della Sampdoria è un elemento imprevedibile, ricco destro, capace anche di segnare, il cannoniere della squadra, avendo segnato 3 gol fino a questo momento, e nelle file del Milan naturalmente è importante l'assenza di Franco Baresi. Del Neri, Redeghieri, Vella cerca triangolo, non è riuscito, riparte il Milan con questa iniziativa di Antonelli, su di lui c'è Vella. Difende bene il pallone Antonelli, Vella lo attacca irregolarmente, c'è punizione per i rossoneri. 25 minuti di gioco nel corso della ripresa, sempre 0-0, ancora il Milan in avanti con Novellino,
marcato sempre strettamente da Ferroni. Ancora Novellino, De Vecchi, poi Battistini, quindi Buriani. Il rinvio del libero Pezzella. Poi c'è un difettoso controllo da parte di Sartori, ma il Milan non ne approfitta. Sartori, il centravanti della Sampdoria, che tra l'altro è un ex milanista, gioca con una vistosa fasciatura al braccio per effetto di un infortunio capitatogli nel corso del primo tempo. Giacomini ha ovviato alla indisponibilità di Franco Baresi, inserendo Minoia quale stopper e schierando Colovati a libero. Ancora una punizione per il Milan, battuta da De Vecchi, che riceve il passaggio di ritorno. Ha di fronte Del Neri. Effettuato il lungo traversone da parte di Romano e Maldera, che cerca di tenere in campo il pallone, entra in contatto con Redeghieri, l'ultimo a toccare è il milanista, non si tratta di calcio d'angolo. È un po' scemato il ritmo della partita in queste ultime battute, però indubbiamente la gara si mantiene sempre molto interessante. Garella, che in due occasioni si è salvato distinto sul tiro di Romano che avete visto, e nel finale del primo tempo con una conclusione più o meno identica di Novellino proprio dal limite dell'area. Redeghieri, in tackle scivolato, giudicato falloso. Maldera, la punizione per la Samp. Orlandi. Del Neri. Stringe su di lui De Vecchi. Colpisce male Del Neri e manda direttamente in tribuna. Minoia per la rimessa laterale, lascia però l'incarico a Romano, uno dei tanti giovani presenti in campo, anche Romano però poi affida a Colovati. Romano ha disputato una partita molto buona, eccolo ancora in azione. Maldera. Buriani. Si rinnova il duello con Orlandi, a terra i due, Delia questa volta dà la punizione al Milan. Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco della ripresa, il risultato è ancora di 0-0 al Luigi Ferraris di Genova Marassi in questo scontro al vertice del campionato di Serie B. Novellino, Ferroni questa volta irregolarmente su di lui. Batte lo stesso Novellino nel corso del primo tempo. Novellino ha battuto una calibratissima punizione, ecco che viene servito a sorpresa Colovati, il cui tiro viene ribattuto. Vi dicevo della punizione battuta da Novellino per la testa di Vincenzi, che è riuscito a trovare il pallone ma ha messo a lato. Il Milan dà l'impressione di voler ora effettuare un forcing finale, ecco De Vecchi che cambia gioco cercando Maldera. Poi è Vella che imposta la controffensiva della Sampdoria ed ecco De Ponti, sul quale si è portato Colovati, il libero. De Ponti era stato marcato da Tassotti, trovato fuori posizione, però De Ponti è costretto a mettere il pallone sul fondo dalla marcatura di Colovati. Lo stopper azzurro Colovati, schierato come libero, si è disimpegnato molto bene con autorevolezza. Buriani. Piotti. Era molto temuta dal Milan questa trasferta genovese. Il Milan è capolista con 10 punti nel campionato di Serie B, ha giocato però 4 volte in casa vincendo sempre, e le due trasferte finora effettuate prima di questa di Genova sono state piuttosto faticose per i rossoneri, contro due neopromosse, due pareggi a Varese e a Catania.
E Novellino che cerca di andare via e Ferroni che lo ostacola. Vedete che Novellino era riuscito a impadronirsi del pallone, però l'arbitro D'Elia ha giudicato irregolare la sua azione. Nemmeno in questo caso appare molto convinto il milanista. Garella. Vella. È il più fresco, vedete, si dà un gran da fare. Triangolo con Redeghieri, ancora Vella. Ed è Redeghieri che dà al centro l'anticipo netto e di Minoia. La palla è per Novellino che chiama in avanti De Vecchi. Lungo lancio di De Vecchi, precisissimo per Antonelli che ha un buon arresto iniziale, poi però tocca male nel momento di produrre lo scatto. Logozzo in marcatura su di lui, avete visto, è stato forse richiamato dal suo portiere Garella perché aveva lasciato qualche metro di vantaggio al temuto attaccante del Milan. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file del Milan, zoppica il bravissimo Romano che lascia il campo applaudito e al suo posto entra in campo un altro giovanissimo, si tratta di Cuoghi che il Milan ha acquistato quest'anno dal Modena, quindi il Milan ha in campo parecchi ventenni, Minoia, Cuoghi e Battistini, Battini addirittura come vi dicevo 17 anni. Ancora la Samp con Vella, con Del Neri, lancio che non provoca alcun pensiero per Piotti che ha già dato a Maldera. Maldera è stato atteso sulla fascia sinistra da Redeghieri lungo tutto l'arco della partita, ora è De Vecchi che pasticcia un po', poi da Maldera il quale è costretto a effettuare un lancio all'indietro per di più di destro, comunque rimedia Minoia, positiva anche la sua prova, ancora Maldera. Buriani, 33 minuti di gioco, ecco il traversone di Buriani, spinge Novellino su Ferroni ed è ancora calcio di punizione. Accanito il duello fra Novellino e Ferroni. Logozzo tra i difensori della Sampdoria ha marcato Antonelli, poi fin quando è stato in campo il giovane Pellegrini ha marcato Vincenzi. Poi c'è stata un po' di schermaglia tattica fra le panchine quando il Milan ha tolto una punta per inserire un centrocampista, ha fatto una mossa analoga anche la Sampdoria. Ecco intanto il lancio di Vella, ancora un disimpegno molto elegante da parte di Colovati che forse eccede un po' in finezza, finisce per dare a Vella, da questi a Orlandi, da Orlandi a Del Neri, limite, palla sul fondo. C'è un tifo accanito mentre sta abbandonando il campo di gioco e si avvia verso gli spogliatoi zoppicando vistosamente Romano. La rimessa è del Milan, la effettua Maldera. Colovati. Piotti. Cercano di tanto in tanto l'affondo le due squadre, ma sostanzialmente appaiono paghe del risultato di parità. In un campionato come quello di Serie B è di fondamentale importanza incrementare sempre la propria classifica anche a costo di mettere un solo punto dopo l'altro. Ecco un tentativo di lancio su Maldera, va a chiudere Pezzella, la palla è ora per Ferroni che si fa fermare da Maldera, Novellino, poi ottimo palleggio aereo di Antonelli, Maldera non filtra il pallone, Redeghieri ha fermato i milanisti, ancora Redeghieri, poi De Vecchi per il Milan, poi Battistini, ma la palla è in fallo laterale. Genzano, Pezzella,
35 minuti di gioco nel corso della ripresa, risultato di 0-0 tra Sampdoria e Milan. Il lungo rinvio di Pezzella è controllato da De Vecchi. De Vecchi ha di fronte Del Neri, da Novellino, fermato, subentra Cuoghi, il lancio di Cuoghi ribattuto ancora per il Milan, Buriani. Cuoghi, fallo di mano di Orlandi. Per la punizione Buriani. Cuoghi, lo ferma Del Neri. Maldera. Novellino, fermato da Ferroni, dopo il rilancio ancora Buriani, nuovamente Novellino, Maldera, Novellino, Buriani, buona azione del Milan, ecco il traversone al centro, Maldera cerca di girarsi, ribattuta la sua conclusione, poi angolo. Concitata azione d'attacco del Milan con Maldera che ha avuto l'opportunità di battere a rete, doveva però girarsi, ha avuto un attimo di esitazione, il Milan comunque batte il suo settimo angolo con Antonelli. Tassotti per De Vecchi. Palla in area, respinta. Sartori, Genzano. Poi De Ponti fermato da Minoia, la rimessa è del Milan. Ci avviciniamo alla fase conclusiva della partita, il Milan dà l'impressione ora di provare a far suo il risultato. De Vecchi. Novellino. Ecco il suo traversone sul portiere Garella che non ha difficoltà a raccogliere il pallone. Garella attende ad effettuare il rinvio, invita i compagni ad allontanarsi dall'area di rigore. Ecco il suo lungo rilancio, il colpo di testa di Vella, il rinvio di Tassotti, Del Neri, Orlandi, Redeghieri. Fallo di Novellino. Ferroni. Si ferma Sartori. Sartori aveva avuto un buon avvio, poi è andato progressivamente spegnendosi, lo ha marcato molto bene Minoia. Promettente anche la fase iniziale della partita da parte di De Ponti, che poi invece Tassotti ha finito per controllare con molta autorità. Piotti in pratica è stato pochissimo impegnato. De Vecchi. Novellino, ennesimo duello con Ferroni, riesce a effettuare il traversone, Pezzella, campanile, ancora poi di testa il libero Del Neri. De Ponte, in seconda battuta è pronto a recuperare Battistini, a dare a Tassotti, da questi a Cuoghi. Al centro per Antonelli, palla per De Vecchi, tiro e gol del Milan. C'è però il guardaline con la bandierina alzata e in posizione irregolare De Vecchi e il gol viene annullato. 39esimo della ripresa, brivido d'emozione, il Milan è passato in vantaggio ma il gol è stato annullato su segnalazione del guardaline, mentre pericolosamente si stanno agitando i tifosi del Milan sistemati nella gradinata nord, quella che di solito viene occupata dai tifosi del Genoa. Nulla di fatto dunque, si riprende sullo 0-0.
De Vecchi era sbucato sulla destra alle spalle dei difensori della Sampdoria, difficile valutare la sua posizione. Il guardalinea certo era in posizione ideale, non ha avuto alcuna esitazione, ha alzato la bandiera praticamente prima ancora che tirasse De Vecchi e il gol è stato annullato. Quindi sempre 0-0 tra Sampdoria e Milan. Per la rimessa è pronto Cuoghi, che dà a De Vecchi, ancora Cuoghi. Dà indietro a Colovati. Perde tempo Colovati, ormai praticamente anche il Milan sta tirando i remi in barca, come suol dirsi. Ha prodotto un certo forcing offensivo nella fase centrale della ripresa. È anche riuscito qualche attimo fa ad andare in gol, gol che è stato annullato. Ora il Milan sembra voler soprattutto non correre rischi in difesa. È Logozzo che si sgancia dopo aver tolto la palla ad Antonelli. Ecco, Logozzo viene sgambettato da De Vecchi. Calcio di punizione, resta a terra lo stopper della Sampdoria. Mancano meno di 5 minuti alla conclusione della partita, una partita combattuta in modo assai aspro dalle due squadre. Vedete questo grintoso primo piano di Collovati che sta richiamando i compagni del centrocampo. In effetti è risultata piuttosto pericolosa questa isolata sortita in avanti di Logozzo, che, tolto il pallone ad Antonelli, è riuscito a proiettarsi senza trovare ostacoli verso l'area avversaria, dove è stato atterrato da De Vecchi. Il gioco quindi riprenderà con un calcio di punizione a favore della Sampdoria. Si è rialzato intanto Logozzo ed è Micio Orlandi, il capitano della Sampdoria, che sembra voler battere il calcio di punizione. Barriera del Milan troppo vicina, l'arbitro la fa retrocedere, Piotti osserva che tutto sia a posto. Del Neri e Orlandi nei pressi del pallone. Ecco il fischio di Delia, finta Orlandi, palla per Del Neri che salta un avversario, un secondo poi batte in coordinazione precaria, colpendo il pallone dal basso in alto e spedendolo sul fondo. Perdono un po' di tempo i difensori del Milan. Ecco che Delia va a richiamare il portiere rossonero Piotti, il quale si scusa prontamente. Non c'è ammonizione ufficiale. Colovati, Piotti, battute finali di una partita che non ha deluso, quantunque non abbia avuto l'emozione del gol. Sampdoria e Milan hanno confermato di essere due squadre molto forti, si sono affrontate con un po' di timore reciproco. De Vecchi, il Milan esce sicuramente bene da questa trasferta genovese. Ecco ancora Antonelli che viene fermato dall'arbitro, ha un gesto di stizza, credo che viene consolato dagli stessi avversari. Ha avuto un arresto molto difficile Antonelli, e forse, oltre che con il petto, ha toccato anche con il braccio. Comunque si tratta di calcio di punizione a favore della Sampdoria. Va ribattuto. Ecco che Garella lo dà fuori area a Ferroni, senz'altro uno dei migliori dei suoi, se non altro per impegno e determinazione. Redeghieri, palla per Del Neri che non riesce a tenerla in campo. Battute conclusive,
Ancora a rilento e rilancio da parte del Milan, ormai una partita destinata a finire sullo 0-0. Ed ecco infatti che il signor Delia fischia la fine. L'atteso scontro al vertice del campionato di Serie B tra Sampdoria e Milan è terminato sullo 0-0. Grazie per la cortese attenzione e a voi tutti buon proseguimento di serata. Abbiamo trasmesso la sintesi del secondo tempo dell'incontro di calcio Sampdoria-Milan. Telecronista Bruno Pizzul, regista Armando D'Ossena. A Stadio Olimpico di Roma per la 10ª giornata del campionato di calcio di Serie A si affrontano Roma e Milan, che hanno cominciato a giocare agli ordini dell'arbitro Delia di Salerno, che dirige l'incontro con la collaborazione di Lauretano e Verniti. Nel primo tempo la Roma, in completa tenuta rossa, gioca alla sinistra dei vostri schermi, mentre il Milan è schierato sulla destra con la completa tenuta bianca con i colori rossoneri. Nils Liedholm, allenatore della Roma, ha mandato in campo questa formazione: Tancredi, Nela, Marangon, vediamo proprio Nela in attacco, Spinosi, Falcao, Bonetti, Chierico, Di Bartolomei, Pruzzo, Maggiora e Scarnecchia. Gigi Radice, allenatore del Milan, ha schierato Piotti, Tassotti, Icardi, Buriani, Collovati, Venturi, Cuoghi, Novellino, Antonelli, Battistini e Romano. Nella Roma non c'è Conti squalificato, non c'è neanche Turone, che era un ex infortunato, e al suo posto con il ruolo di libero c'è Spinosi, mentre vediamo Scarnecchia, il numero 11, atterrato in questa azione, che rientra dopo 50 giorni dall'operazione del menisco, prendendo il posto dello squalificato Bruno Conti. Delia ha comandato il calcio di punizione in favore della Roma per il fallo di Tassotti su Scarnecchia. C'è il capitano della squadra giallorossa, Agostino Di Bartolomei, sulla palla. Romano col numero 11 e Buriani numero 4 sono nella barriera del Milan, proprio sul vertice dell'area di rigore. La punizione lunga verso il centro dell'area, Pruzzo raccoglie il pallone, poi Novellino cerca di metterlo fuori area. Il disimpegno difensivo del Milan viene interrotto da Marangon e quindi Maggiora ripropone questa azione per Chierico, che avanza sulla fascia destra. Chierico ha di fronte Icardi, effettua il traversone verso Pruzzo, si gira, controlla la palla, la perde, la recupera Pruzzo, va al tiro e poi Piotti riesce a afferrare il pallone che gli era già passato sotto le gambe. Pericolosissima azione della Roma,